Ci sono molti spiriti maligni qui. Cerca di non fare rumore. Non vogliamo che... Salve! Spiriti, spiriti, spiriti! Ti prego, fa silenzio! Cosa? Shh. Ah, giusto, silenzio, ho capito. Non preoccuparti per me, fratello. Sarò così silenzioso che non ti accorgerai neanche che sono... Mario! Shh. Dobbiamo fare silenzio! Allora, cosa dobbiamo fare qui? Acchiappare fantasmi, Mario. È per questo che siamo qui. Noi acchiappiamo fantasmi. Mamma mia! Giusto, acchiappare fantasmi. Tutto chiaro, Fra. Quindi per quanto tempo dobbiamo stare qui per poi poter uscire e dire che abbiamo spaventato lo spettro per poi essere pagati? Non lo so, Mario. Forse tutta la notte. Tutta la notte? Ma mi prendi per i fondelli, Fra! Non posso passare la notte in un buco polveroso come questo! Di questo passo ce ne usciremo con un avvelenamento ai polmoni! Sento già un prurito al petto! Sei tu quello che aveva bisogno di un lavoro! Se non vuoi stare qui, puoi aspettare nel furgone! Mi pagheresti lo stesso? No! Allora direi che rimango qui! Io e te contro il mondo, Lu! I fratelli Mario! Penso che tu volessi dire i fratelli Luigi! Sono io il capo! Fratelli Luigi? Oh cavolo, sono proprio strano. Preferirei qualcosa del tipo i gemelli salopette, armata baffo, tutto tranne quello. Devo ammetterlo, sono sorpreso dal tuo business. Convinci la gente che vivono in case infestate, arrivi con il tuo stupido aspirapolvere, ti fai un panino, magari un pisolino e poi esci. Questa casa è pulita! E poi ti pagano! Ma che furbone! Mario, quando ho detto che vado a caccia di fantasmi ero serio. Puoi smettere di recitare, siamo solo noi due! Ah, aspetta, 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 non è che credi davvero nei fantasmi, giusto? Porco cazzo, che spasso! Sono un professionista e se non intendi prendere la cosa sul serio... Aspetta, lo hai sentito? Cosa? Cos'è stato? Prenderò un segnale. Sono i fantasmi delle polpette che ho mangiato a pranzo! Andate via! Che cosa è stato? Non lo so, fratello. Anche quello ti è uscito dal sedere. Ma sarà stato il vento. A proposito di vento, potrei aver esagerato un pochino prima. Sarebbe stato meglio indossare la mia tenuta marrone, giusto? Tu taci, scemo. L'odore del solfuro di sodio è spesso legato ad attività demoniache. Attività demoniache come tipo, per esempio, le mie chiappe? Beh, cosa? In questa casa c'è un bambino, sai che storia? Lo so che rimarrai un verginello e non ne avrai mai uno, Luigi, ma di sicuro avrai sentito parlare di bambini! Hai mai visto un bambino fare quello? Magneti! Magneti? Come fai tu tra tutte le persone a non credere nei fantasmi? Entri letteralmente in case infestate tutte le volte! Oh, vuoi dire le case con i fantasmini, giusto? Sì! Ok, un errore molto comune. Si chiamano case dei fantasmi, ma è soltanto un nome. Come Toad non è davvero un rospo, Peach non è davvero una pesca. Christopher, non posso credere che ho dovuto spiegarti i bambini e i nomi propri. Ma sono piene di fantasmi. No, sono pieni di bu. I bu sono fantasmi. I bu fantasmi? Stai scherzando, vero? E che tipo di fantasmi dovrebbero essere, allora? Buste di plastica con volontà incompiute? Lo spirito vendicativo di un maledetto preservativo usato? Guarda, parli del diavolo e ce n'è uno dietro di te! Non muoverti! Resta dietro di me e tieni il tuo sguardo su di lui! Oh, mio eroe! Non è un problema. Guarda come nasconde la sua stupida faccia. Non è neanche incorporeo, è duro come una roccia! Mamma mia, aiutami, fratellino! Ah, avevo avvertito, i bu sono fantasmi ed i fantasmi sono pericolosi! Oh, perché l'ho toccato e mi sono fatto male? Ho una notizia lampo per te, amico. Qualsiasi cosa che tocco tipo mi fa male. Piante, bruchi, giocatori di football, pesci, uccelli, proiettili. Voglio dire, i proiettili hanno senso, però hai capito che voglio dire? No, ciò che mi fa male non equivale ad un fantasma e anche se fosse significherebbe che è pieno di fantasmi. Tipo tutto il pianeta sono fantasmi, funghi, dinosauri e occasionalmente qualche bella donzella nel mix. Ma che stronzo. Già, non dirlo a me.
sopra questo stupido libro con la sua stupida faccia. Nicornomicron. Cosa? Ma questo è il libro dei morti, l'oggetto più pericoloso nel creato. Il secondo più pericoloso. Secondo. Nomina soltanto una... Adesso basta! Oh no, aiutatemi! Il mio stupido fratello sta per leggermi smetti un libro! Smetti di ridere, smetti di ridere, smetti di ridere! Dio te la farà pagare! Wow, rilassati, fra! Hai sprecato la tua vita giocando al cacciaspettri, non è mica la fine del mondo! La fine del mondo? Mi hai letto nel pensiero, fratello! Prova a spiegare questo! Bel trucco, fratello! Gli occhi bianchi sono proprio di classe! Lo so che stai fingendo! Luigi! Ma cosa hai fatto? Oh cielo, forse ho esagerato un po'. Ti prego, fallo smettere, hai fatto valere il tuo punto! Come hai potuto? L'incantesimo, quelle persone! Hai distrutto tutto! E adesso mi credi, fratello? Ora ci credi nei fantasmi? Ci credo! Ci credo! Mi spiace così tanto! Voglio rimangiarmi tutto! Finalmente! Funziona tutte le volte. Grazie, ragazzi. Ricevuto, capo! Nessun problema.